Iniziamo oggi la seconda parte del corso dedicata a una visione dinamica nel capitolo quarto e a una visione statica nel capitolo quinto di ciò che è giusto nella Chiesa. La visione statica prende in considerazione gli elementi costitutivi di ciò che è giusto, vale a dire i soggetti ecclesiali di diritto e i beni giuridici ecclesiali. Tra i soggetti di diritto vengono considerati in primo luogo la persona umana, poi la Chiesa come istituzione e in terzo luogo i soggetti di natura associativa. Fra i beni giuridici consideriamo anzitutto la parola, i sacramenti e il servizio della carità, questa triade fondamentale, dopo la libertà e la potestà nella Chiesa e infine altri beni che sono beni naturali, che sono in vigore nella Chiesa, e i beni temporali. Nella visione dinamica, invece, studieremo tre aspetti: la configurazione, la realizzazione e la conoscenza del giusto nella Chiesa. Iniziamo dunque con la visione statica e con i soggetti di diritto e con il primo soggetto che è la persona umana. Veramente per comprendere adeguatamente il diritto canonico è molto importante mettere al centro la persona umana. La giustizia intraecclesiale riguarda primariamente le persone nella loro concretezza, in quanto hanno relazioni di giustizia dentro la Chiesa. Quando si vede il diritto solo come norma, la persona tende ad apparire come oggetto di queste norme e non si capisce fino in fondo che la persona è soggetto di diritto, la persona ha cose giuste che gli appartengono, che sono sue, ha questa capacità proprio in quanto persona dotata di una dignità vitale e di una capacità per dominare le cose, per averle come sue. Primo aspetto che dobbiamo considerare a proposito della persona è che ogni persona umana è in rapporto con la Chiesa, cioè il disegno della salvezza riguarda l'intera umanità, non ci sono eccezioni. E dunque la persona ha un vero rapporto giuridico con la Chiesa, indipendentemente dal fatto di essere battezzata o meno. Perché? Perché la persona ha il diritto di ricevere il Vangelo, di ricevere la parola di Dio, e ha il diritto anche di ricevere il battesimo e di incorporarsi alla Chiesa quando ha le dovute disposizioni, quando ha la fede e il cambiamento di vita che si richiedono per essere battezzati. Dunque, la Chiesa deve organizzare se stessa per venire incontro a questo diritto di ogni persona. Questo è il carattere missionario della Chiesa. Interessa molto tenerlo presente perché non possiamo considerare il diritto canonico soltanto in funzione dei fedeli, bisogna anche tener conto dei non fedeli, però che si trovano in intima relazione con la Chiesa. La persona umana, da parte sua, ha il dovere di cercare la verità nell'ambito religioso e anche di abbracciare la fede cristiana e cattolica quando la venga a conoscere. Questo dovere però
è di natura morale, cioè un dovere di libertà, non è un dovere giuridico che possa essere oggetto di una esigenza giuridica. Poi dobbiamo considerare adesso la posizione propria dei battezzati, cioè delle persone umane che hanno ricevuto il battesimo e per questo sono diventati fedeli, membri della Chiesa. Con il battesimo si opera l'incorporazione a Cristo e contemporaneamente l'incorporazione alla Chiesa, che sono effetti, quest'ultimo, di natura giuridica molto importante. Cambia veramente la posizione della persona nella Chiesa e cambia ontologicamente. A questo proposito è importante tenere presente che l'incorporazione alla Chiesa non costituisce una sorta di accordo associativo tra la persona e la Chiesa, come se fosse il risultato di un atto della loro volontà, semplicemente. Ci mettiamo d'accordo e io appartengo a questa Chiesa. No, l'incorporazione si realizza mediante un sacramento, mediante il battesimo, ed è un dono di Dio che deve essere accolto dalla persona, però che sempre rimane come grazia di Dio. L'incorporazione alla Chiesa costituisce uno degli effetti del battesimo ed è legato al carattere battesimale. Conviene insistere su questo effetto del battesimo, che è il carattere battesimale, diverso dalla grazia battesimale, perché il carattere ha questa proprietà di essere indelebile, cioè di non mutare in virtù dei cambiamenti che possono succedere nella vita della persona e che possono portarle a perdere la grazia santificante in virtù di un peccato mortale, no? Che si chiama proprio per questo mortale, perché fa perdere la vita della grazia. Il carattere invece non si perde mai e perciò è molto importante dal punto di vista giuridico, altrimenti non si saprebbe chi è membro della Chiesa e chi non lo è. Sarebbe la Chiesa una realtà invisibile, com'è invisibile la grazia, è una realtà incerta, come è anche il possesso o meno della grazia. Dunque, l'incorporazione alla Chiesa e i suoi effetti giuridici poggiano sul carattere sacramentale. Dal battesimo provengono una serie di effetti giuridico-canonici della persona. Sono i cosiddetti diritti e doveri fondamentali del fedele. Questi diritti e doveri che il Concilio Vaticano II e nei nuovi codici latino orientale sono stati tanto sottolineati. Addirittura il Codice Orientale inizia con il titolo primo del codice, è dedicato ai diritti e doveri dei fedeli. Sappiamo che erano stati preparati per una legge fondamentale della Chiesa. Questi diritti e doveri fondamentali del fedele consistono anzitutto nel diritto a ricevere l'Eucaristia. Questo è il principale diritto, il diritto a ricevere la comunione eucaristica e il diritto a ricevere gli altri sacramenti. Questo è il patrimonio fondamentale giuridico della persona, ma anche c'è la possibilità, il diritto di partecipare alla vita della Chiesa, la libertà legittima di cui si gode nella Chiesa e il dovere di comunione con la Chiesa, obbedendo i sacri pastori per quel che riguarda il magistero e la disciplina ecclesiale. Tutto ciò conforma il patrimonio giuridico
di ogni persona umana come membro della Chiesa e pertanto ha una rilevanza molto grande in tutto il diritto canonico.